Adesso passiamo al castetto delle meraviglie. Come potete vedere, c'è un perché si chiama E così. questo qua è un rosso proprio intenso, un rouge che adoro. Poi questo qua invece è sempre di L'Oreal, però era della Bella e la Bestia. Partendo da sinistra ho tutti i vari mascara. Buongiorno ragazze, bentornate sul mio canale o benvenute se non mi conoscete, sono Giulia e oggi finalmente ho registrato questo video, riesco a farvelo vedere, che lo stavate aspettando da tantissimo tempo, ossia la mia makeup collection. Allora, è una makeup collection molto molto modesta, nel senso che sono tutti trucchi che mi sono autofinanziata, quindi di regalato c'è veramente pochissimo. Oltre al fatto che è una makeup collection molto modesta, non mi piace ancora completamente come è disposta e come ho organizzato le cose. E infatti poi magari più avanti farò un aggiornamento quando sarà completata, finita e sarò soddisfatta. Le luci che vedete, sia adesso e vedrete probabilmente nel video, sono delle luci con le pinze. Mi trovo molto molto bene, le utilizzo per truccarmi. Non ho comprato quelle che hanno tutte fissate al muro perché tengo la vanity table staccata dal muro in modo tale che quando registro video di make-up metto i softbox dietro e ho le luci perfette. Altra cosa, ho comprato la postazione da IKEA. E niente ragazzi, adesso vi lascio la visione perché credo sarà un video un po' lungo. Allora, partiamo da questo angolino. Qui in questo contenitore di IKEA tengo tutti i pennelli che sto utilizzando. Alcuni sono puliti, altri no, perché vabbè, insomma, non faccio un lavaggio generale. Li alterno, infatti, ad esempio, per il blush ne ho due, per le sopracciglia ne ho uno, però vabbè, insomma, si asciuga facilmente, per la sfumatura ne ho parecchi, per cui riesco a gestirmeli senza fare un lavaggio generale. Qua invece ho tutti i vari fondotinta. Li tengo in piedi perché ho paura che mi sporchino i cassetti comunque. Allora, ho questo di Note che mi è andato al Cosmoprof, che ho quasi finito, che è veramente fantastico, mi trovo divinamente. Poi ho questo di Catrice che sto continuando a testare, devo dire che mi trovo abbastanza bene, molto molto liquido però. Poi vabbè, ho questo di Essence, questo di Vichy che sembrava terminato, questo qua è il mio proprio sempreverde, come si può dire, appunto della Vichy, il Derma Blend, e ho tagliato il boccetto perché sembrava finito, ma in realtà ce n'è ancora tantissimo, infatti lo sto continuando a sfruttare. Qua ho quello nuovo perché non si sa mai, che mi pianta piedi. Poi qua tengo anche questo illuminante in gocce di Essence della Trend Edition di un po' di tempo fa, che però è veramente stupendo, e non lo tengo insieme agli altri illuminanti perché appunto essendo sempre anche lui liquido ho paura che mi vada a sporcare il cassetto. Spostandosi verso destra ho lo specchio, quello per ingrandire l'immagine. Sotto ho alcuni prodotti di skincare che adesso vi faccio vedere, ma tutti gli altri li ho anche in bagno. Questi qua sono quelli che utilizzo principalmente sotto al make-up. Allora, ho questo siero di Kiko che è il glow della linea Smart Drops che sto provando da poco, però mi sto trovando molto bene. Poi ho questo qua di Dainkey List, acido ialuranico puro praticamente. Poi ho quello di Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, che mi sono autoregalata per il mio compleanno. Poi ho questo di The Ordinary, che è un siero anti-imperfezioni, con cui mi sto trovando benissimo. Ve ne ho parlato anche nel video della mia skincare di marzo. Vi lascio il link qui sotto se ve lo siete perse. Poi ho questo di Ole Ericsson che è praticamente il Transformation Plus, ossia è un siero contro macchie ed imperfezioni. Qua invece ho alcuni profumi che sto utilizzando perché dovete sapere che io ho tantissimi profumi, per cui li alterno. Qua invece ho il contenitore per le beauty blender che, vabbè, sono sporche e le devo lavare, scusate. Però è un portacandele di IKEA che ho pensato di adibire appunto alle beauty blender in utilizzo in modo tale da non sporcare niente. Allora, premetto che non mi fa impazzire questa disposizione dei rossetti, proprio per niente, però poi la riorganizzerò. Non sono tutti qua i miei rossetti, infatti dopo vedrete che li ho messi in un altro posto proprio perché non ho abbastanza spazio. Qua ho due prodotti di Note che mi hanno sempre dato al Cosmoprof, rossetto e praticamente lip gloss semi matte. Qui ho il lip plumper di Essence colorato, il Super Stay Matte Ink che non ho messo insieme alle altre tinte perché non ci stava nel cassettino, appunto.
Poi qui ho il rossetto matte 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 di Essence che tengo a portata di mano perché lo uso praticamente tutti i giorni. Qui ho il My Beauty Lip Ritual Step 3 Primer di Essence da applicare appunto sotto i rossetti per dargli una maggior performance. Oddio mio, sta cadendo tutto, scusate. Poi qua c'è l'olio energizzante di Youst che ogni tanto applico sui polsi al mattino prima di uscire. Invece qui ho alcuni dei rossetti che mi piace, diciamo, avere più in mostra oppure che utilizzo di più. Ho questo della Maybelline e della collezione di Kate Moss, come potete vedere è un malva nude bellissimo. La tinta di Bronx Color che mi è andato sempre al Cosmoprof. Uno dei crimi che ho, che è l'MLBB di Clio, bellissimo. Questo di Neve Cosmetics, non ricordo che linea è. Comunque è il Sakura Moki, bellissimo. Come potete vedere qua tengo rossetti abbastanza nude fino qui. Mentre passiamo al mio unico rossetto di MAC, ed è UX A45, se vi interessa. Poi ho questo qua che è l'unico rossetto di Kat Von D che ho comprato ed è Bachelorette. Poi sempre qua in alto ho diverse matite labbra, quindi Neve. Queste qua sono di Neve, che vi ho messo anche lo swatch sul mio profilo Instagram perché sono stupende. Poi qua praticamente sono tutte di Essence, tranne questa che è di Estée Lauder, che ha tanti anni, la Double Wear, però è sempre ottima. Qua ho alcuni rossetti che mi piacciono particolarmente, che adoro. Ho l'altro Creamy Love, questo qui è rosa indiano, un rosa molto molto bello. E questo qua, ho due rossetti di L'Oreal e questo qua è un rosso proprio intenso, un rouge che adoro. Poi questo qua invece è sempre di L'Oreal, però era della Bella e la Bestia ed è il numero 703 ed è questo color cioccolato che ho fatto veramente un periodo che lo mettevo sempre. Tra un po' lo usavo anche andare a lavoro, cioè vi dico solo questo, l'ho adorato. Qua c'è il mio unico rossetto di Chanel che è un rosino molto molto delicato. Poi ho questi due rossetti di Maybelline, sempre questo qua è simile a quello di L'Oreal, però è un mattone più tendente al rosso, mentre questo qua è un rosso, quindi è il 975 e il 527. E poi ho i miei due rossetti Mulac, ho Sex Trainer, che è questo qua, e Rudolf. Poi c'è il secondo cassetto che ho tutte varie tinte, barra gloss, dove avrei dovuto mettere Super Stay Matte Ink. Comunque ho questa di L'Oreal Lip Paint Matte, NYX Lingerie, Sephora Rouge Infusion, Sephora Rouge Velouté, No Transfer, questo qui è un cream lip stain, No Transfer, molto molto buono. Poi ho questi due XXL Long Lasting Lip Gloss di Essence, che sono praticamente stati i miei primi lip gloss da aggiungere alla collezione, come si può dire, che mi sono comprata all'inizio quando ho scoperto Essence. Sempre di Essence ho queste due tinte Color Boost, questa qui è più nuova, infatti è la Made About Matte, mentre questo qua è un rossetto liquido e vinilicious, infatti ha l'effetto un po' vinilico. Poi invece ho questo di COST che è un colore che amo, ho usato per tantissimo tempo, adesso l'ho un po' smesso, ed è il numero 16 Lip Varnish, che non ricordo neanche dove avevo comprato, forse in vacanza in Puglia. Poi ho questo rossetto liquido della Wycon, della Limited Edition Barbie, che ho comprato qualche anno fa, è il 108. Ho questo rossetto di Yves Saint Laurent, bellissimo, che non è coprente, quindi si può utilizzare nonostante la tonalità un po' vivace, adoro. Adesso passiamo al primo cassetto. Allora, in questo ho correttori, primer e crema contorno occhi e crema antirughe e il pennello rotto per dare la terra. Nel cassetto di sinistra tengo tutte le cose per le sopracciglia, quindi la palettina che adoro di Essence, tutti i vari gel solidi, gel liquidi, gel con applicatore, matite. Adesso passiamo al cassetto. Partendo da sinistra ho tutti i vari mascara,
qua ho il mascara trasparente e anche due primer. Qua in fondo invece, che non si vede, ho le salviettine struccanti per quando faccio gli swatch sulle braccia. In mezzo ho terre, blush, illuminanti e questa scatolina che abbiamo fatto con la stampante 3D con tutte le spugnette per truccarmi. Questa qua è la mia prima beauty blender che è distrutta, ma è pulita, è solo che ormai è proprio da buttare, non viene. Scusate, non avrei neanche dovuto farvela vedere, vabbè, pazienza. E voglio però farvi vedere meglio questa scatolina perché me la sono fatta personalizzare dal mio fidanzato. E infatti guardate che bella, c'è scritto Julie Pink Style sul fondo e la uso appunto per contenere tutte le beauty blender pulite. Come blush ho questo di Dior. Questo cofanetto di Becca, praticamente l'edizione Chloe e Malika, che contiene comunque di tutto, quindi due blush, un illuminante e una terra. Poi illuminante di Nabla Shade and Glow. Questa palette di Essence Go for the Glow, che non si trova più, è bellissima. Vi dico anche se sono colori un po' originali, si riescono ad utilizzare senza nessun problema. Qui ho diverse ciprie. Qua in fondo invece ho altri blush e sono questa palettina di Essence. Qui ho Blush Place e poi ho questo qua che è il Silky Touch Blush. Nell'ultima parte c'è un po' di tutto, diciamo, perché allora ho creme idratante di Comfort Zone che tengo nella scatolina, la Hydra Memory Cream che adoro, le veline. Il siero per far crescere le ciglia, lip plumper di Glam Glow, altro lip plumper di Essence, poi un burro cacao tipo illuminante di Essence, poi qui ho altri due ombretti. Allora, questo è un ombretto bellissimo che è dorato di pupa, mentre questi due sono di Sephora e questo qua è metallizzato, questo qua invece praticamente sono glitter pressati. Adesso vi faccio vedere la famosissima cassettiera che hanno tutte le youtuber e le beauty guru, di cui io però utilizzo praticamente per i trucchi solo due cassetti. Uno è incasinatissimo e uno invece è super ordinato con tutto quello che non avete visto fino adesso, quindi anzi, partiamo da quello più incasinato. Qui praticamente ho il set dei pennelli rotondi o spicy. Vedete? Poi ho diversi astuccetti per contenere il make-up, un altro ombretto barra illuminante di pupa che sto usando pochissimo, però molto bello, quindi lo tengo qua. Due pennelli, una super palette di Nuba che vi ho fatto vedere tantissimi look creati, oddio, con questa palette meravigliosa, super colorata, è veramente stupenda. C'è l'imbarazzo della scelta di quali colori utilizzare. E ne ho anche un'altra che è la mia prima palette che ho comprato, che non la butto per questo motivo, che è sempre di Nuba. Qua dentro ho delle cose vecchie che dovrò scegliere anche quando buttarle. Adesso passiamo al cassetto delle meraviglie. Come potete vedere, c'è un perché si chiama così. Allora, partiamo dal contenitore delle matite occhi, che ho tutte matite occhi, piegaciglia. Il ciondolino che mi ha regalato mio fidanzato perché adoro i cavalli a dondolo e con me appunto ciondoli. Tutte le ciglia finte con rispettivi applicatori. Di Obsessed, le mie preferite in assoluto, queste sono magnetiche. Queste di ZAM sono anche loro magnetiche, un po' più scomode perché va applicato ciocchino per ciocchino. Poi la pinzetta di Ardell per le ciglia magnetiche, altre ciglia magnetiche di Essence, mentre queste sono le uniche due con la colla. In questa scatola ho una parte di tutti i miei campioncini, più altri prodotti per la nail art, adesso vi faccio vedere in breve. Tutti i campioncini, e pennelli per la nail art e sticker per la nail art molto molto audaci. Adesso vi faccio vedere le palette. Allora, con calma perché non si devono rompere. Aiuto. Ok. Allora, ho le mie due Naked, la Naked 3 e la Naked It. Poi la palette di Pixi, la palette da contouring di Note Cosmetics,
le mie due ultime meraviglie, infatti sono arrivate da poco, la Cutie Palette Metropolitan e Wild Berry di Nabla, stupende. Poi sempre Nabla ho la Secret Palette, poi ho quella di Huda, l'unica mia palette di Huda Beauty, ossia la Move Obsession, una palettina di Neve della linea Mutation che mi hanno regalato qualche anno fa, bellissima, che l'ha composta una mia amica con delle tonalità che sa che amo, appunto. Poi ho la Just Peachy Matte di Too Faced, palette di Ukambe, se non conoscete questo brand si trova su Amazon, e questa qui è la dupe della Desert Dusk di Huda. Poi qua ho Neve Cosmetics, la mia prima palette in assoluto che mi ha regalato il mio fidanzato, che uso tuttora comunque perché non sono ancora perfetti. Questa di Essence che è praticamente indicatissima per il periodo natalizio, la Ho Ho Ho. Poi qua invece ho altri rossetti Essence e una tinta di sempre un liquid lipstick di Astra. Adesso concludiamo con questo contenitore di IKEA dove ho altri prodottini. Allora, ho una tinta di Pixi, questa qua appunto, questo è il colore bellissimo, la Pleasing Pink. Poi ho una terra illuminante di Shaka che utilizzo d'estate quando sono abbronzata, la uso proprio come illuminante, neanche come terra. Poi ho un'altra cipria di Note, qua praticamente sono prodotti nuovi che alcuni non ho neanche mai utilizzato, tipo queste cipria. Questa è un'altra cipria di Note che mi è andato al Cosmo proprio. Dischetti struccanti occhi da viaggio comodissimi di Pupa. Altro blush di Essence nuovo, il Mosaic Blush. Poi prime spugnette che ho comprato, matita occhi nera perché io non riesco a dare l'eyeliner, infatti avete visto che forse ne ho uno, non ve li ho neanche fatti vedere. E qua invece ho tutti i vari stencil per fare i lip swatch. Ragazzi, questo video purtroppo è terminato. Dico purtroppo perché quando si parla di make up io ci starei proprio ore e ore, però capisco che poi stringi non può essere un video infinito. E ovviamente vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciarmi un pollice in su se questo video vi è piaciuto e attivate anche la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi video. Poi vi ricordo anche di seguirmi sul mio profilo Instagram dove vi faccio vedere principalmente, diciamo, tutti i miei prodotti all'opera, con dei brevi magari make-up, delle idee di make-up, gli swatches, degli ombretti, dei rossetti, insomma, chi più ne ha più ne metta. E adesso io, ragazzi, veramente vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!